viaggio alle origini del Sistema Solare è partita con destinazione Bennu, la prima missione NASA di Sample Return verso un asteroide. L'obiettivo: mappare in dettaglio la superficie del corpo celeste, prelevare un minimo di 60 grammi di materiale e riportare il campione collezionato sulla Terra. La spedizione di OSIRIS-REx, progetto sviluppato nell'ambito del programma New Frontiers, ha avuto inizio alle 19:05 dell'8 settembre, ora della Florida, 1:05 della notte in Italia, con un lift-off nominale a bordo di un vettore Atlas V. La sonda orbiterà attorno al Sole per circa un anno, poi, servendosi dell'assist gravitazionale della Terra, si lancerà alla conquista di Bennu, un asteroide vicino appartenente alla famiglia Apollo, classificato come carbonaceo di tipo B, di forma sferoidale dal diametro medio di 560 metri. L'arrivo a destinazione e le operazioni di rendezvous sono previsti tra circa 2 anni, nell'agosto 2018, quando OSIRIS-REx, servendosi di un piccolo sistema propulsivo per il controllo della navigazione, rallenterà la sua corsa per adeguarsi al passo di Bennu e agganciarne l'orbita. La prima parte della missione prenderà il via 2 mesi dopo l'incontro e durerà un intero anno, periodo in cui la sonda sarà impegnata nella mappatura approfondita della superficie dell'asteroide. Saranno prodotti 4 diversi tipi di mappe che insieme andranno a comporre un modello 3D dell'asteroide. Sulla base dei dati raccolti, il team di missione sceglierà poi il sito del prelievo, un'area ampia circa 50 metri, che sarà individuata tenendo conto degli obiettivi scientifici ma anche degli eventuali rischi di impatto per il veicolo. Nel 2020, infatti, OSIRIS-REx dovrà cimentarsi nella cruciale manovra di prelievo denominata TAGSEM, Touch and Go and Sample Acquisition Mechanism, in altre parole, toccata e fuga con campionatura. Il contatto con il corpo celeste durerà appena 5 secondi, durante i quali il braccio robotico di OSIRIS-REx sparerà azoto gassoso sulla superficie dell'asteroide al fine di prelevare quanto più materiale possibile. La riserva di azoto a bordo permetterà 3 tentativi di raccolta, da cui gli scienziati si aspettano di collezionare da un minimo di 60 grammi a un massimo di 2 kg tra frammenti di roccia e polveri. Nel 2021 la sonda potrà riprendere la strada verso la Terra, dove dovrebbe giungere nel settembre 2023. La capsula del tempo contenente i campioni si separerà dal veicolo e farà da sola il suo ingresso in atmosfera, per essere poi recuperata e condotta nello Utah Test and Training Range. Il lancio di OSIRIS-REx di fatto rappresenta la prima dimostrazione di miniere spaziali, lo space mining di cui si parla spesso in questo periodo, anche perché sappiamo che gli asteroidi possono riservare importanti sorprese contenendo materiali magari interessanti e preziosi in quantità che magari sulla Terra sono molto più difficili da accumulare. Quindi una grandissima sfida, una delle nuove sfide della space economy che ormai sta riempiendo i giornali e i media, in quanto si sta pensando sempre di più allo spazio come risorsa, da tanti punti di vista, incluso quello degli apparecchi inutili asteroidi. I frammenti di Bennu saranno successivamente affidati ai laboratori del Johnson Space Center della NASA per le analisi finalizzate alla ricerca di acqua e altre molecole organiche. L'asteroide è infatti un oggetto incontaminato, originatosi dalla nebulosa solare da cui ha preso forma il nostro sistema planetario. Una capsula del tempo risalente a 4 miliardi e mezzo di anni fa. È da corpi come Bennu che potrebbero essere giunti sulla Terra elementi chiave per lo sviluppo della vita.